Da tutte le parti d'Italia sono venuti a vedere il carnevale, ci abbiamo avuto gli elogi da tutti, quindi ringraziamo e speriamo di poter proseguire con il nostro carnevale. Bello è partecipato anche il concorso fotografico che avete poi deciso di intitolare a Piero Franchini. Io sono di Castiglion Fibocchi come Piero Franchini, quindi siamo stati amici da sempre. E il suo ricordo, guarda, mi commuove, perché pochi giorni prima ci siamo sentiti proprio per questo. Quel giorno lì, il giorno che si è sentito male, so che si è sentito male quando preparava la stanza per fare e per che si riunisse la giuria, quindi sono rimasto proprio così. Però devo dire, devo sempre ringraziarlo, perché noi 3 anni fa rischiavamo di cessare questo concorso fotografico perché non avevamo più le forze per poterlo fare. È stato Piero che lui con la sua organizzazione ha permesso di proseguire questa manifestazione, e stasera avete visto che ci sono stati fotografi, non erano nessuno di Arezzo, quindi proprio da fuori, che sono venuti volentieri a fotografare le nostre maschere e il nostro paese. Quindi grazie di nuovo e grazie Piero. Primo classificato Enrico Panichi di Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo. Un bel applauso a Enrico Panichi che si è aggiunto al primo premio del concorso fotografico. Arriva dalla Valdichiana, da Castiglion Fiorentino, il primo classificato. Perché la scelta di partecipare a questo concorso? Perché è una fantastica manifestazione, ormai che seguo da anni, è la seconda volta che faccio il concorso e la prima volta che vinco. Ad un mese circa dalla scomparsa di Piero, questa intitolazione e il fatto che insomma si sia ricordata la sua figura e il suo impegno, ecco, per la sua Castiglion Fibocchi e per il suo carnevale. È stata una cosa bella, una cosa comunque commovente. Lui ci metteva veramente il cuore nel sostenere anche questa iniziativa, come faceva insomma con le iniziative in cui credeva, in cui insomma si impegnava, e quindi questa in particolare, perché è nata e cresciuta insomma nel suo paese, dove lui ha vissuto tutta la vita praticamente, quindi per lui aveva un significato ancora più importante. Sindaco, un'edizione partecipata dopo i 3 anni di pandemia, dove questa manifestazione ha sofferto. Abbiamo sentito però l'appello, ecco, dell'associazione stessa. Lei stesso ha detto, insomma, i sindaci passano, i volontari rimangono. Questa è la grande ricchezza, no, di questa manifestazione. Esatto, la ricchezza che deve rimanere, il messaggio che deve arrivare a tutti, perché le associazioni, il volontariato devono andare avanti, anzi devono essere sempre più incrementati. Gli amministratori non devono fare altro che facilitare, aiutare la nascita e la crescita di tutte le associazioni che sono nel territorio. Noi siamo di passaggio, ma loro devono andare avanti e continuare il loro cammino, perché sono fondamentali, sia quelle sul sociale, sia quelle sulla cultura, sul volontariato in genere. Quindi non possiamo fare altro che spingere nuove leve, nuovi giovani a entrare all'interno di queste associazioni che hanno fatto la nostra storia, la storia delle piccole comunità, e devono portare avanti le nostre tradizioni, i nostri costumi e i nostri valori.